Eikma, Mister Helmet, Ducati, ultimo giorno, Davide Giuliano è agli sgoccioli, noi pure. Senti, io dico sempre, Davide Giuliano guida la moto come se l'avesse rubata, però questa qui dell'anno prossimo non l'hai rubata a nessuno, cioè questa ti spettava, è la tua. Beh dai, lo spero, spero che insomma che con i miei risultati piano piano ho meritato quello che poi alla fine è arrivato. Tu te l'aspettavi un ritorno in Ducati così, al di là del fatto che magari lo speravi, però te l'aspettavi un ritorno in Ducati così dopo l'allontanamento dell'anno scorso verso Aprilia? Cioè hai pensato mi si apre una strada in Aprilia oppure Ducati, cioè come te la vedevi tu la tua carriera dall'anno scorso in poi? Ma il fatto di uscire fuori da Ducati a me era pesato un pochettino, però diciamo era per intraprendere una nuova strada, come già hai detto te, in Aprilia. Sai, tutto può succedere, poi invece fortunatamente si è riaperta questa strada in Ducati. Io sono molto contento perché comunque col gruppo di lavoro Ducati mi sono sempre trovato molto molto bene e loro vogliono bene a me, io voglio bene a loro, sono perlomeno io mi sento italiano al 100% e voglio portare questa mia italianità in giro per il mondo quanto mi è possibile e meglio che con Ducati con nessun'altra marca. Senti, tu sei uno dei pochi piloti che stava bene al pubblico Ducati, sia che andasse in Superbike sia che andasse in GP, perché vabbè, magari tu non lo puoi confermare, però delle voci c'erano stati anche dei tentativi di farti andare nei prototipi, magari con una production race, cioè c'erano stati dei tentativi, degli abboccamenti, delle cose. Quindi come ti senti su questo aspetto? Cioè il pubblico, tu sei una delle poche certezze e novità che il pubblico gradisce, sia che andasse di qua o di là o di là o di qua. Ma il fatto di essere, insomma, di piacere al pubblico Ducati non mi fa essere solo molto molto felice e molto soddisfatto, significa che insomma ho dimostrato qualcosa e questo è molto buono per me. Sia che andavo in MotoGP o sia che rimanevo in Superbike, dai, alla fine è molto meglio così, che almeno riusciamo a portare perlomeno questa moto, proveremo in tutte le maniere a portarla un po' più su, dove magari questa squadra, questa azienda e i piloti meritano. Lo sai che è brutto, cioè, anche perché è brutto stare sulle palle alla tifoseria Ducati, non so se l'hai percepito negli ultimi anni, non tutti sono andati a Genio e devo dire che pesa un po' viversi le corse così, insomma, però tu sei fortunato sotto questo aspetto. Senti una cosa, tu avevi conosciuto la Panigale all'inizio, poi dopo vabbè, ti eri allontanata per vari motivi, come l'hai trovata questa moto? È così cambiata così tanto, si è allontanata così tanto da quello che era? Sì, sicuramente, in Ducati hanno lavorato veramente tanto e bene. Ho trovato una moto completamente differente. Detto questo, non bisogna dormire sugli allori. Abbiamo una base da dove partire, però ripeto, secondo me questa è una base buona per andare a fare qualcosa ancora di meglio. In Ducati sono molto contento perché avevo lasciato la moto un anno e tre mesi fa, insomma, che aveva qualche problemino. L'ho ritrovata, che tanti problemi sono andati via, però adesso piano piano io mi devo affinare con la moto e la moto si deve affinare con me. Però un secondo e mezzo l'avete già levato, o mi sbaglio? Quant'è di preciso, più o meno? Sì, quello che hai detto te, insomma, dai, siamo andati più forte. Senti, questo è l'ultimo anno di Superbike, tu lo sai molto bene, dal 2015 c'è la Evo. È una sensazione strana, tu stai facendo l'ultimo, cioè stai debuttando con un progetto che deve migliorare, portare la moto diciamo il più possibile vicino al vertice, però questo è l'ultimo anno e dall'anno prossimo si comincia non quasi da capo ma più o meno. Cioè questa che sensazione ti dà? Perché le Superbike sono poche, cioè sono in chiusura, che sensazione ti dà? Beh, la sensazione non è bellissima, perché vedere un campionato del mondo Superbike, avere poche Superbike non è bellissimo. Però sicuramente si era arrivati a un livello sicuramente esagerato per tutti quanti, i team privati non ce la facevano più e le moto costavano veramente troppo, e questo penso che sia la giusta soluzione. Spero che non si abbassi troppo il livello delle moto e quindi di specchio si abbassa anche il livello dei piloti, questa è l'unica mia preoccupazione. Io so che il tuo ex team manager, ancora manager personale, almeno quello che ho scritto non mi ha smentito questa volta, sarà
la persona che svilupperà con la sua squadra ufficialmente la Evo per Ducati, questo è quello che si dice, insomma non è abbastanza confermato, e quindi può essere che in qualche maniera per forza vi rincontrate prima o poi, come la vedi tu? Cioè, tu preferisci rimanere sul team ufficiale, però l'anno prossimo avrai una Evo anche tu, cioè senza sbagliare, cioè, non questo ma l'altro, tocca anche una Evo anche a te. Sicuramente alla fine saranno quelle, quindi sono molto contento se Genesio farà questa cosa. Sinceramente non abbiamo parlato dei suoi progetti questi giorni in fiera e abbiamo fatto molti altri incontri, però sono molto contento se Genesio insomma intraprende la strada con questo marchio, perché so che anche lui è molto appassionato di Ducati e ha sempre avuto un debole per questo marchio, quindi sono molto contento se lui ritorna qui e se le nostre storie si incontreranno per venderlo. Senti, adesso apro una cosa di colore, molti non lo sanno, ma tu c'hai un sacco di gente intorno, ma in senso buono, cioè che si preoccupa per te, fa le cose, ti fa le maglie, ti fa pure i caschi, cioè c'è gente tipo, vabbè, Carletto, Charlet, tutte queste persone, sei Trudy che ti vuole tanto bene, cioè come te la vedi questa cosa qua? Cioè nel senso, sei uno dei pochi piloti che ha rapporti non professionali, cioè professionali ma legati al cuore più che ad accordi economici e soltanto di soldi e di contratto, com'è sta cosa per te? Ma no, quello è per andare d'accordo con me, la prima cosa è essere perlomeno non amici ma buoni conoscenti, quindi già questo è fondamentale. Gli accordi economici la mia famiglia mi ha insegnato che non sono tutto nella vita, e quello sicuramente è quello che dove io mi baso di più. Sicuramente non dobbiamo fare le persone ipocrite, io non lo voglio fare, i soldi fanno comodo a tutti, però quattro belle risate delle volte, avere giusto abbraccio, la giusta pacca sulla spalla, contano più di 100 euro in saccoccia. Oh, tu lo sai dove stiamo noi, siamo al paese, lì vicino fuori Roma, quando vuoi venire lo sai che in officina un panino, una Coca-Cola, perché la birra non la puoi più bere, c'è sempre. E l'unica cosa, io non ti auguro di andar forte perché lì ci devi pensare tu, e ti auguro finalmente un po' di tranquillità e che tu possa ricevere il supporto giusto dopo tanti anni di carriera per fare quello che sai fare, insomma. Noi ci salutiamo qui, sono questi, mi ammazzano in Ducati, e saluta Mister L, che devo fare, di qualcosa che se ne andiamo. Meno male che sono venuti in questo tour di forza a Lake, ma è stato bellissimo, una settimana bellissima, io ho fatto solo 3 giorni. Salutiamo Mister Helmet, che è un piccolo genio, piccolo per modo di dire, e grazie a tutti. Ciao Davide, grazie. Ciao.